Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Questa breve puntata discuteremo rapidamente di una ovvietà, talmente banale che obiettivamente il tema è quasi ridicolo. Pensate che sia opportuno discutere negli altri social network evidenziando meriti o demeriti dentro a YouTube? Mi riferisco appunto a Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Snapchat, WhatsApp, TikTok, Telegram, LinkedIn, Pulse, Tumblr, Meetup, eccetera. Ora, vari altri social network presenti in rete offrono spesso servizi diversi da YouTube, ma in moltissimi casi come Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Telegram. Questi social network sono spesso dei competitor diretti di YouTube perché appunto contengono contenuti multimediali o foto e commenti. Allora, il regolamento di YouTube non vieta espressamente di parlare degli altri social network. Ricordate però che quando ne parlate di questi altri social network, facendo espressamente uno o più podcast sopra questi argomenti, allora finirete in ogni caso per fare pubblicità a questi altri social network che sono competitor di YouTube, e quindi non è mai una bella cosa fare pubblicità di un altro competitor dentro alla piattaforma di YouTube. YouTube è una società di Google, fa profitti diffondendo media. Il suo interesse è che passiate più tempo possibile dentro a YouTube, oppure dentro ai prodotti di Google, Google News, Blogspot, appunto YouTube, Gmail e quant'altro. Quindi, se volete fare lo YouTuber davvero molto beota, allora io vi consiglio caldamente di andare a ragionare da argomenti da bischeri, ossia da bravi beoti. Mettetevi pure a parlare con numerosi podcast dentro YouTube di quello che invece sta accadendo fuori da YouTube, quindi cosa sta accadendo su Instagram, cosa sta accadendo su Telegram, cosa sta accadendo su Facebook, su Snapchat, TikTok e quant'altro. Oppure, ancora meglio, da bravi bischeri, mettetevi a lodare i meriti di Instagram, di Telegram, di Facebook, di Snapchat, di TikTok, eccetera, dentro a YouTube facendo dei podcast dedicati. Oppure, da bravissimi super beoti, mettetevi con dei vari podcast dentro a YouTube a ragionare approfonditamente dei demeriti di Instagram, di Telegram, di Snapchat, di TikTok, di Facebook e quant'altro. È garantito che farete una figura da peracottai. Commercialmente non è mai saggio cercare di vendere il proprio prodotto facendo critiche negative ai prodotti, diciamo, altrui della concorrenza, perché poi si finisce di non parlare del proprio prodotto. Quindi, se vi mettete a fare un podcast interamente dedicato ai demeriti di Telegram, ai demeriti di Instagram, ai demeriti di Snapchat, ai demeriti di TikTok, ai demeriti di Facebook, eccetera, dentro a YouTube, finirete solo per fare una magra figura da peracottai che non hanno capito niente di marketing. Inoltre, è perfettamente inutile che andiate a discutere su YouTube dei demeriti di Telegram, dei demeriti di Instagram, dei demeriti di TikTok, dei demeriti di Snapchat, oppure dei demeriti di Facebook. Finirete solo per fare appunto una figura da peracottai, perché è evidente come il sole che agli utenti di YouTube non frega assolutamente niente di cosa accade negli altri social network. Terzo motivo: c'è il rischio che in qualche modo potreste finire per incuriosire qualche piccolissima percentuale di utenti che forse potrebbero decidere di andare a rufolare nella piattaforma che voi avete criticato, giusto semplicemente per andare a vedere cosa c'è che non va oppure che cosa c'è che va.
Questo ovviamente non sarebbe una cosa gradita a YouTube, dato che sicuramente potrebbe penalizzare il vostro podcast piazzandolo in fondo alla SERP. Obiettivamente, provate a ragionare con la testa, se ce l'avete. Avete mai visto i canali Mediaset fare pubblicità ai canali Rai? Avete mai visto la Rai fare pubblicità ai canali Mediaset? Ecco, fatta la domanda, datevi la risposta. Ciao, un saluto, alla prossima!